Ciao! Oggi ti guiderò in questo allenamento a corpo libero. Ci servirà solamente un materassino. Iniziamo in posizione inginocchiata. Abbiamo le braccia lungo i fianchi, le ginocchia ampiezza delle anche. Le anche sono completamente estese, aperte, quindi siamo con le braccia sollevate, le spalle lontane dalle orecchie, lo sguardo in avanti. Cominciamo a respirare mandando l'aria nella cassa toracica di lato e dietro e buttando fuori l'aria un pochino forzato dalla bocca, cominciamo già a connettere le pareti addominali. Le braccia saliranno parallele al pavimento con i palmi rivolti verso il pavimento, aperte lateralmente. Cominceremo a muovere il busto in una rotazione verso destra, quindi buttiamo fuori l'aria per ruotare la cassa toracica, lo sguardo verso destra. Inspiriamo per ritornare al centro e buttiamo fuori l'aria per andare dalla parte opposta. Durante gli esercizi ognuno segue il proprio ritmo. Io proverò a guidarti dando delle indicazioni sulla respirazione e sulle attivazioni muscolari. Quindi quando butto fuori l'aria mi allungo dal centro della testa, ruoto anche la cervicale, quindi lo sguardo va verso la mano dietro. Quando butto fuori l'aria un po' forzato, cerco di sentire che è il punto vita che si attiva, è come se volessi mandare nella rotazione il mio ombelico. Il bacino un pochino si muove, ma quello che cerco di mobilizzare è il busto e anche la cervicale. I glutei sono sempre attivi per far sì che il bacino non vada indietro o non ruoti troppo. Le braccia, pian pianino, finita l'ultima ripetizione, scenderanno lungo i fianchi e ci metteremo in posizione seduta. Possiamo sederci senza nulla sotto gli ischi, sotto il bacino, oppure possiamo anche sederci su una sedia o su un cuscino, come meglio state comodi. Le gambe possono essere incrociate, possono essere distese, leggermente piegate, l'importante è che la schiena sia bella dritta. Le braccia le portiamo in avanti, sempre parallele al pavimento, le spalle belle aperte, i palmi rivolti al pavimento. Buttando fuori l'aria, scendo con le braccia verso il pavimento e mi fletto in avanti con tutta la colonna. La testa scende come se disegnassi una grande curva, una grande C con la schiena in avanti. Inspirando pian pianino, ritorniamo dritti. Le braccia risalgono parallele al pavimento. Buttando fuori l'aria, come se facessi un tuffo in avanti, abbasso lo sguardo, scendo. Attivo gli addominali e inspirando ritorno bella dritta. Lo continuiamo a fare per qualche ripetizione. La sensazione di allungarci dal centro della testa e di fletterci in avanti cercando di mantenere il bacino verticale. Quindi sono le pareti addominali che attivandosi creano questa curva della colonna in avanti. È una curva sostenuta. Provo a mantenere sempre le spalle un pochino lontane dalle orecchie, cerco di non creare tensione nella parte alta. Lo facciamo un'ultima volta e poi riportiamo le braccia lungo i fianchi. Ci sdraiamo sul fianco destro. Abbiamo le gambe piegate, una sopra l'altra. Il braccio destro può stare sotto la testa o piegato o disteso per creare un appoggio comodo per la testa. Le gambe sono piegate a 90 gradi. Sollevo solo la gamba sopra, sia il ginocchio che il piede, e poi li riporto giù. Butto fuori l'aria per sollevare la gamba e la riporto giù. Questo è l'esercizio. Cerco di controllare che la testa sia allineata alle spalle, al bacino e ai talloni, come se dietro di me avessi un muro.
Tutte le volte che butto fuori l'aria, prima di muovermi, connetto il punto vita e stabilizzo il bacino. Quindi sento che i fianchi sono leggeri, sono lunghi. Il fianco sotto è leggero, il fianco sopra si allunga. In questo esercizio stiamo mobilizzando l'anca tenendo fermo il bacino. Ne facciamo ancora uno. Questa volta i talloni rimangono uniti. È solo il ginocchio che sale e che scende. Quindi c'è una extra rotazione dell'anca e poi riappoggio il ginocchio, sempre della gamba sopra. Posso buttare fuori l'aria per sollevare il ginocchio e inspirare per riportarlo giù. I talloni li stringo insieme. Dovrei cominciare a sentire il gluteo medio che si sveglia. Ne facciamo ancora 5. Poi uso le braccia per respingere il pavimento, mettermi in posizione seduta e sdraiarmi sull'altro fianco, sul fianco sinistro. Mi risistemo con la testa allineata alle spalle, al bacino e ai talloni, le gambe sono piegate, lo sguardo in avanti, sollevo e riappoggio la gamba sopra. Sia il ginocchio che il piede salgono paralleli al pavimento. Mantengo questa sensazione di lunghezza dal centro della testa. Controllo che le spalle siano rilassate, lontane dalle orecchie e che il movimento parta dall'anca, quindi il bacino prova a rimanere il più fermo possibile. Appoggio il tallone e continuo il movimento soltanto coinvolgendo la testa del femore e il ginocchio, quindi extra ruoto l'anca e riporto giù. Butto fuori l'aria per sollevare il ginocchio e poi lo riaccompagno giù. Posso anche non riappoggiare il ginocchio. Semplicemente sfiora il ginocchio sottostante e poi risale. Facciamone ancora 2 e poi la gamba scende. Da qui mi sdraio pancia in su. Porto le braccia lungo i fianchi. I piedi sono ampiezza delle anche, non troppo vicini ai glutei. Da qui comincio a mobilizzare il bacino buttando fuori l'aria. Appoggio delicatamente la zona lombare, comincio a sentire gli addominali e i glutei che si attivano per creare questa retroversione del bacino. E inspirando ricreo lo spazio sotto la zona lombare. Buttando fuori l'aria, riappoggio la zona lombare, spingo con i piedi. E inspirando ricreo lo spazio sotto la zona lombare. La prossima volta che faccio questo movimento, continuo a spingere con i piedi e il bacino si solleverà. Salgo finché non ho il peso tra le scapole, mando le ginocchia in avanti. Pian pianino scendo srotolando. Lascio cadere lo sterno e ritorno giù con il bacino. Ancora, quindi stiamo facendo un ponte. Fuori l'aria, salgo con il bacino verso l'alto e scendo pian pianino inspirando. La prossima volta che ho il bacino sollevato, mentre il bacino scende, le braccia vanno indietro tese in direzione della vostra testa. Quando il bacino risale, le braccia tornano lungo i fianchi. Fuori l'aria
Il bacino sale verso l'alto, le braccia sono lungo i fianchi. Inspiro, il bacino scende e le braccia vanno indietro verso la testa, mantenendo le spalle lontane dalle orecchie. Ancora, quindi stiamo cominciando a mobilizzare la colonna, ad attivare i glutei, i quadricipiti. Stiamo mobilizzando anche le spalle. I palmi delle mani si guardano, le clavicole rimangono aperte e lo sguardo è verso il soffitto. Lo facciamo ancora due volte e l'ultima volta rimarremo con il bacino sollevato e le braccia lungo i fianchi. Faremo piccoli molleggi con il bacino su e giù. Inspirando scendo un centimetro, fuori l'aria risalgo di un centimetro. Scendo e dai glutei risalgo su. Scendo un attimo e quando risalgo porto il pube verso l'ombelico. Facciamone ancora 4, ancora 3, ancora 2 e finiamo l'ultimo srotolando la colonna, scendiamo giù con il bacino. Da qui mi sdraio a pancia in giù. Metterò le mani una sopra l'altra e appoggerò la fronte sulle mani. Le gambe le separo, le piego, i talloni sono verso il soffitto, unisco i talloni mentre separo le ginocchia, quindi sono in una posizione della rana. Quando butto fuori l'aria, stringo un tallone contro l'altro, attivando gli addominali. Inspirando, rilasso un attimo questa pressione. Butto fuori l'aria, scavo bene nell'addome, premo con il pube sul materassino per non sentire alcuna tensione nella zona lombare e inspirando rilasso. Continuo accertandomi che la parte alta del corpo sia rilassata. Per rendere l'esercizio un pochino più sfidante, posso aggiungere una leggera attivazione della parte posteriore delle gambe, sollevando le ginocchia dal materassino, anche pochissimo. Quindi quando butto fuori l'aria, premo con il pube, scavo nell'addome, mando le ginocchia indietro e un pochettino le sollevo. E inspirando lentamente le riappoggio. Continuo, ne facciamo ancora 5. Il movimento può essere piccolo. Se avverto dolore alla zona lombare, mantengo le ginocchia appoggiate. Per intensificare ulteriormente l'esercizio, posso provare a sollevare pochissimo sia le mani che i gomiti dal materassino e lo faccio buttando fuori l'aria. Quindi, nel momento di attivazione dell'addome, provo ad alleggerire sia le ginocchia che la parte alta del corpo e poi riappoggio. Quindi non c'è bisogno di sollevare troppo, l'idea di allungare la testa lontana dalle ginocchia. Facciamone ancora 3. Quando ho terminato l'ultimo, separo le mani, le metto sotto le spalle, respingo il materassino e mi vado a sedere un attimo sui talloni con la schiena rotonda, le braccia oltre la testa nella posizione di recupero della foglia e mi faccio 3 bei respiri mandando l'aria nella parte posteriore laterale della cassa toracica, inspirando. E fuori l'aria scavo un pochettino negli addominali. Facciamo ancora 2 bei respiri.
Pian pianino ci portiamo in posizione quadrupedica. Abbiamo le mani sotto le spalle e le ginocchia ampiezza delle anche. Apriamo bene le mani come delle stelle e da qui allunghiamo la gamba destra indietro, il braccio sinistro in avanti, buttiamo fuori l'aria, teniamo la posizione 2 secondi. Lentamente riappoggiamo la mano, riappoggiamo il ginocchio e cambiamo lato. Distendiamo la gamba sinistra indietro, il braccio destro in avanti, mantenendo la spalla lontana dall'orecchio. E lentamente ritorniamo. Butto fuori l'aria, prima di partire con il movimento connetto il centro, allungo e sollevo. Continuo l'esercizio cercando di non oscillare con il busto, di non muovermi con il peso da una gamba all'altra. Quindi è come se sulla mia schiena avessi tante tazzine di caffè e non volessi assolutamente farne uscire neanche una goccia. Mantengo sempre questa sensazione di allungo del centro della testa, lontana dal piede. La gamba la distendo veramente, posso tenere il piede come preferisco, o a martello o a ballerina. Il palmo della mano è rivolto verso il centro. Facciamo gli ultimi 4. Lo sguardo, occhio che non è caduta la testa, quindi lo sguardo è un pochino oltre le mani, quindi guardo l'inizio del materassino e allungo la parte posteriore del collo. Quando ho finito l'ultimo, riappoggio le mani, riappoggio le ginocchia e da qui porto il peso sui piedi, stacco le ginocchia. Pian pianino il bacino sale verso l'alto, srotoliamo la colonna e saliamo su in posizione eretta. Lo sguardo è l'ultimo, guarderò in avanti e facciamo ancora 2 roll down. Quindi abbasso il mento, la testa scende, le spalle si chiudono in avanti, le braccia sono pesanti, srotolo. Scendo fin dove desidero, fin dove il mio corpo me lo permette, posso tenere le gambe distese o piegate e per risalire attivo i glutei, attivo gli addominali e risalgo su. Ancora 2 volte, butto fuori l'aria per scendere. Quando sono giù, prendo una bella inspirazione di lato e dietro nella cassa toracica e fuori l'aria risalgo su. Facciamo l'ultimo. E ci ritroviamo in posizione eretta. Da qui inizieremo con degli affondi. Quindi porteremo il piede destro indietro facendo un passo senza appoggiare il tallone destro. Pieghiamo le ginocchia e ritorniamo su. Riportiamo il piede destro in avanti e cambiamo il piede. Il piede sinistro andrà indietro, non appoggio il tallone sinistro, scendo flettendo le ginocchia, ma il peso rimane al centro, quindi non esagero caricando il ginocchio destro. Quindi rimango e sento che il lavoro è anche sulla gamba sinistra. Risalgo, torno, cambio gamba, quindi alterno le gambe. Posso aggiungere le braccia. Posso, per esempio, quando scendo con il bacino, portare le braccia verso l'alto e quando ritorno in posizione iniziale, riportare le braccia lungo i fianchi. Complico l'esercizio aggiungendo una rotazione del busto. Quindi
Per esempio, vado indietro con la gamba destra, mentre fletto le ginocchia, ruoto con il busto verso sinistra, anche con lo sguardo. Ritorno al centro, cambio lato. Quindi ruoterò dalla parte della gamba che rimane in avanti, cercando di non ruotare il bacino. Le braccia posso tenerle verso il soffitto, posso portarle anche aperte lateralmente, parallele al pavimento. Per rendere l'esercizio ancora più sfidante, potrei chiudere gli occhi. Facciamo gli ultimi due e poi ci fermiamo riportando le braccia lungo i fianchi, i piedi ampiezza delle anche e ci fermiamo qui. Grazie, ottimo allenamento!